4, 3, 2, 1, parte il volo di Mesimo Rosario, San Giuseppe, l'applauso della Madonna Musulmana, 188 minori, 18 formazioni, 170 iscritti, una grande corsa, gli elite del 23, la categoria che precede il professionismo, saranno 137 km di grande spettacolo, con i migliori corridori della categoria elite del 23. We'll be right back.
Una volata bellissima, un finale duro con Pacento da fare due volte. Sì, è una bella corsa, non l'ho mai digerita perché sempre l'ultima ascesa ho avuto difficoltà, ma oggi ho attaccato, la mia squadra ha fatto un gioco di squadra molto bellissimo proprio, anche sull'ultima ascesa, i primi 3-4 km Matteo Tamenghi mi ha dato una grandissima mano, ha tirato lui. E io gli ultimi 2 chilometri ho dato tutto e ho provato a fare le selezioni. Ti sei mosso anche nel giro precedente, anche nella penultima volta della salita. Prima salita che abbiamo visto in prima persona, insomma, entrare in azione. Sì, sì, anche la prima salita ho provato, siccome mi sono girato, visto che la selezione non si faceva, e ho provato a fare 1 chilometro a tutta. Andavo su ai 25 all'ora, ma tutta proprio per fare selezione, per rendere questa corsa molto molto più dura. Complimenti a Paolo Totò, che merita un grande applauso, l'applauso di Sulmona, di Emanuele Sulmona per Paolo Totò. Prossime gare migliori in salita e non mi lamento adesso, seconda vittoria e continuiamo così. Ci racconti l'ultimo giro? Sì, l'ultimo giro ho fatto il forcing sulla salita, gli ultimi 2 chilometri, prima un grandissimo lavoro di squadra, Matteo Demenghi mi ha tirato i primi 4 chilometri della salita, è stato fondamentale e niente, dopo abbiamo collaborato fino all'arrivo e all'arrivo in volata ho incominciato la volata in quarta posizione, poi ho superato anche il secondo e il primo, gli ultimi 100 metri c'era una curva, ho dovuto frenare e poi ripartire dall'altra parte perché sennò non potevo sorpassarlo, diciamo, non potevo vincere. Per chiudere il giudizio su questo circuito? Ma il circuito è un bellissimo circuito, e una bellissima gara e forse un po' troppo lontana la salita dall'arrivo, però ho vinto lo stesso in volata e bene così. Siamo con il terzo arrivato, peccato, oggi la vittoria è fuggita per pochissimo. Sì, mi volevo riconfermare come 2 anni fa che ho vinto qui a Marane, la condizione è buona, però avevo un po' le gambe a pezzi e in volata ho fatto un buon terzo. Dove si è decisa questa corsa? Ma l'ultima volta sulla salita mi sono sfilato un po' dai primi 8-9 corridori, però sono rientrato subito e abbiamo fatto tutta la pianura, gli ultimi 10 km, quegli 8, e siamo arrivati all'arrivo. Ci racconti gli ultimi 100 metri di questa corsa? Si andava l'ultimo chilometro un po' a scatti, si andava quando siamo partiti per la volata, ma Totò ha avuto più gambe di noi.